Vi è mai capitato di ascoltare una canzone per la prima volta e avere la sensazione di averla già sentita? Parliamo di ispirazioni, omaggi, a volte veri e propri plagi. Andiamo a beccarli tutti. Sound Alike con Antonio Visca e Cristiano Macri. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. One Podcast. Alcune persone riescono a gestire i loro pensieri e la loro mente in modi che sembrano straordinari o sovrannaturali. Raggiungono risultati ai limiti del possibile. Qual è il loro segreto? Sono Laura Antonini, speaker radiofonica. Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica. Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi. Introduzione, l'ingrediente magico. Una sera, qualche tempo fa, stavo guardando la televisione seduto sul mio divano, quando sento la suoneria del cellulare che mi avvisa dell'arrivo di un SMS. Prendo in mano lo smartphone, vedo che il mittente è John Laval, il presidente della Society of NLP, l'ente internazionale creato per garantire la qualità della formazione in programmazione neurolinguistica. Sostanzialmente è il grande capo. Leggo il messaggio che dice: cosa ha quattro lettere? Spesso ne ha sei, ma non ne ha tre. Caspita, ero lì che stavo per addormentarmi e invece adesso eccomi, con 2 milioni di neuroni che sparano elettricità e tentano di risolvere l'indovinello di John. Cosa ha quattro lettere? Spesso ne ha sei, ma non ne ha tre. Non avevo francamente in mente nulla di intelligente. Così, dopo qualche minuto di frustrazione, rispondo a John: non lo so, che cos'è? E in men che non si dica ricevo un suo messaggio di risposta. Che cos'è cosa? Non ti ho fatto nessuna domanda. No, che idiota. Hai presente quei momenti di frustrazione in cui ti rendi conto che stavi cercando in un posto estremamente lontano una soluzione estremamente vicina? Ecco, questi sono i momenti in cui ti serve conoscere l'ingrediente magico ed esserne in controllo. Va bene, ma qual era la risposta? Non te la dico ancora, aspetta un istante che stavo creando il clima giusto, ok? Dopo te lo dico, arriva. Pensa quante volte ci incasiniamo la vita facendoci dei film mentali che non hanno proprio alcuna attinenza con la realtà. Quella persona ce l'ha con me, se non ottengo quel risultato non mi considereranno più, non sono all'altezza di quella situazione. Oppure sei un atleta prima di un momento importante, magari ti dici: e se sbaglio? Ecco, l'obiettivo di questo podcast è proprio aiutarti a comprendere quali sono invece i modi di pensare e l'atteggiamento di quelle persone che vivono il benessere e che ottengono successo. Quali sono quei messaggi più utili da mandare al tuo cervello per prendertene cura e trasformarli in un acceleratore di risultati? Ci interessa capire quali sono i segreti che ci permettono di vedere la realtà così com'è, senza crearci dei problemi che non esistono e andandoci invece a prendere le opportunità che la vita ci offre. E allora iniziamo questo viaggio partendo da quell'ingrediente magico, ossia come possiamo gestire le nostre emozioni. Perché ricorda, non esistono persone senza risorse, ma esistono stati d'animo e mentali senza risorse. Non esistono persone senza risorse, ma esistono stati d'animo e mentali senza risorse. Aspetta un istante. Dimmi. Bello il pathos, però dico, fermati un attimo. Stai dicendo che possiamo scegliere che emozioni vivere in ogni momento? Perché io ho in mente, per esempio, come si comportano alcune persone e in automatico mi viene il nervoso solo a pensarci. Esatto, beh, questo è un classico. In molti credono che le nostre emozioni dipendano dall'esterno, da eventi che capitano, oppure, come dici tu, da come si comportano determinate persone. In realtà non è così, e te lo spiego meglio. Pensaci, e so che adesso tolgo un po' di romanticismo alla questione. Le nostre emozioni non sono altro che sostanze chimiche che produciamo. Ad esempio, quando siamo arrabbiati, il nostro corpo produce in abbondanza sostanze come adrenalina, cortisolo. Quando invece siamo belli, felici, magari sdraiati su una spiaggia a prendere il sole, produciamo altre sostanze come la serotonina, le endorfine. Da un punto di vista fisiologico, noi non viviamo le emozioni, noi facciamo le emozioni. Stiamo parlando di cocktail biochimici diversi che il nostro cervello produce e versa nel nostro organismo. Come un barman. Esattamente. E allora quando dici mi hai fatto arrabbiare, oppure quella persona mi ha messo sotto pressione, oppure quel commento mi ha fatto stare male, in realtà non è esatto.
perché non è arrivato qualcuno a iniettarci in vena dell'adrenalina, del cortisolo, qualunque altra sostanza. Abbiamo fatto qualcosa noi stessi, dentro la nostra testa. E allora in questo racconto vogliamo condividere alcuni strumenti pratici per imparare a gestire il nostro stato d'animo. E specifichiamolo bene per tutti. Questo non significa controllare o addirittura reprimere le emozioni. Significa allenare il nostro cervello a produrre quelle sostanze che ci fanno stare bene in modo tale da vivere sempre meglio. E questo lo possiamo fare in ogni momento. È corretto. E utilizzando la tua metafora del barman, possiamo dire che più volte produciamo un particolare cocktail, più il barman del nostro cervello diventa bravo e veloce nel farlo. Allo stesso modo, più volte provi un'emozione e più è facile per il tuo corpo crearla quando serve. Ok, cosa ne dici di andare nel pratico in modo da iniziare a dare a chi ci ascolta i primi strumenti concreti? Sono molto d'accordo. Allora, ci sono 4 grandi categorie di attività che puoi fare per iniziare a gestire il tuo stato d'animo. Partiamo dalla prima e poi nelle prossime puntate vediamo le altre. La prima chiave è la più semplice ed è come utilizziamo il nostro corpo. Mente e corpo sono indissolubilmente legati. È piuttosto facile intuirlo, le nostre emozioni influenzano il nostro corpo. Pensaci, se siamo giù di morale, anche il corpo è giù, le spalle sono curve, il respiro è corto e superficiale, ci muoviamo lenti, il viso è piuttosto incupito. Così, no? Io faccio da mimo in questo, si vede? Perfetto. Si vede, okay. Lo ascoltano perfettamente come ti stai muovendo. Ok. Dall'altra parte invece, pensaci, se siamo felici il nostro corpo si apre, spalle all'indietro, volto in alto, il sorriso, il respiro lungo e profondo, i movimenti sono molto più rapidi. Fammi la demo. No, beh, buono questo, perché mi fa già effetto effettivamente avere questa apertura anche del fisico, del corpo. Ecco, perfetto. Sappi che è valido anche l'opposto. Anche se meno intuitivo, ossia come usiamo il corpo influenza le nostre emozioni, perché sostanzialmente dice al barman del nostro cervello che cocktail produrre. Allora ti faccio sperimentare 2 esercizi e ovviamente chi ci sta ascoltando può fare lo stesso. Ok. Nel primo serve una penna o una matita, ce l'hai? Ce l'ho, presa. Perfetto. Allora, adesso, attenta bene, mettila in bocca, afferrala con i denti e tienila lì per qualche istante. Così, perfetto, vedi, ho trovato anche un modo per farti stare zitta. Ecco. Devi sapere che ricerche scientifiche hanno dimostrato che l'utilizzo di determinati muscoli facciali, come ad esempio quelli zigomatici che stai utilizzando adesso con la matita in bocca, esatto, sì, viene interpretato dal nostro cervello come un motivo per essere felici. Cioè, ti sto dicendo che basta tenere una matita in bocca per qualche minuto per stimolare il cervello a produrre quelle sostanze che colorano, diciamo così, di felicità la nostra giornata. Allora non era uno scherzo. No, assolutamente no. È tutto vero. È tutto vero. Il secondo, invece, è un esercizio a corpo libero, diciamo così. Ok. Che sta succedendo? Faccio il supereroe. Ok. Uno studio scientifico dimostra che se stai così e posa da supereroe per 5 minuti prima di un colloquio di lavoro o una prestazione importante o un compito difficile, non solo ti sentirai più sicuro, ma la tua prestazione sarà decisamente migliore. Davvero? Davvero. Lo senti? Siamo supereroi. Siamo supereroi. Testa alta, entra nell'arena e affronta il nemico. Questa scena di Grey's Anatomy prende spunto dagli studi della dottoressa Amy Cuddy, una psicologa statunitense che è anche scrittrice ed esperta di scienze comportamentali. È salita alla ribalta delle cronache grazie ad un TED del 2012 che vanta attualmente circa 63 milioni di visualizzazioni, intitolato Your Body Language May Shape Who You Are, ovvero il tuo linguaggio del corpo può determinare chi sei. Attualmente il TED è al 5° posto dei TED più visti di sempre. Secondo i suoi studi, l'assumere una postura da supereroe, modello Superman per capirci, prima di un evento importante come un esame, un colloquio, una gara, permette di migliorare la nostra prestazione. È proprio così, Laura. Infatti, durante l'esperimento, la dottoressa Cuddy divise in 2 gruppi una serie di persone che dovevano sostenere un colloquio di lavoro. Quelli del primo gruppo dovevano assumere la posa del supereroe appena prima di sostenere il colloquio. Gli altri dovevano invece assumere una posa da perdente, quindi spalle basse, eccetera.
La cosa interessante è che l'esaminatore, che era totalmente all'oscuro di questo, scelse le persone del primo gruppo. Interessante, vero? Quindi i supereroi, quelli con la posa da supereroe. Proprio così. E allora facciamo questo esercizio insieme. Voglio che torni con la mente, magari proprio a un momento in cui ti sei sentito un supereroe, un momento in cui ti sei sentito totalmente certo e sicuro. E immagina di entrare dentro questo momento come se capitasse adesso. E voglio che vedi quello che vedi quando sei certo, sei sicuro. Inizia a mettere le mani sui fianchi. Metti le mani sui fianchi. Spingi il petto in fuori, le spalle all'indietro. Le spalle all'indietro. Alza il mento, respira profondamente. Respira. Ascolta quello che ti dici, come lo dici, quando sei sicuro. E senti la sensazione dentro di te di sicurezza che si allarga. E continua a respirare così profondamente. Respira profondamente. E più respiri profondamente, più senti questa sensazione che si allarga dentro di te. E renditi conto di come la certezza la puoi creare tu in ogni momento. Ecco, qualche minuto prima della prossima prova che devi affrontare, fai esattamente questo, perché se mantieni questa postura per 4-5 minuti, ti permetterà di dare il tuo meglio durante la performance. Siamo supereroi. Allora, ricapitolando, Alle, questa puntata in un minuto. Non esistono persone senza risorse, ma esistono stati mentali ed emozionali senza risorse. Questi stati mentali ed emozionali non dipendono dall'esterno, ma dal tipo di sostanze chimiche che produce il nostro cervello. Noi possiamo allenarci a produrre quel cocktail che ci serve in un particolare momento. Esistono 4 chiavi di cui possiamo prendere il controllo per gestire il nostro stato d'animo. La prima è come utilizziamo il nostro corpo. Nello specifico, 2 esercizi da poter allenare subito sono: metti una matita in bocca per qualche minuto e il tuo cervello produrrà sostanze che aumentano la tua sensazione di benessere. 2. Prima del prossimo evento importante, mettiti nella postura del supereroe per 5 minuti, in modo da assicurarti la performance migliore. Nella prossima puntata parleremo di come prendere il controllo della nostra vocina interiore, con la quale discutiamo moltissime volte, e chiameremo il nostro Bruno. Sai come nel film Disney Luca, uno dei protagonisti zittisce spesso la sua voce interiore gridandole «Silenzio Bruno! Silenzio Bruno!» Verissimo, è bellissimo. E ricorda, ciò che dice ad alta voce è importante, ma lo è molto di più ciò che sussurri a te stesso. Ciò che dice ad alta voce è importante, ma lo è molto di più ciò che sussurri a te stesso. Bene, direi che per oggi è tutto e allora ci sentiamo alla prossima puntata. Sì, benissimo, però la soluzione all'indovinello? Cosa ha 4 lettere, spesso ne ha 6, ma non ne ha 3? Ah, sì, certo, non ti scappa niente. No, Laura. Vai. Allora facciamo così, ve lo dirò all'inizio della prossima puntata. L'Allenamente è un podcast viaggio scritto da noi. Alcune persone sentono la loro voce interiore con grande chiarezza e vivono seguendo ciò che ascoltano. Queste persone diventano pazze o diventano leggende. Il tuo corpo sente ciò che la tua mente dice. Ciò che la tua mente dice. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica. Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica. Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi. Nei prossimi 12 minuti parliamo di quella vocina interiore che, se non siamo in grado di controllare, può fare danni enormi. E se stai pensando, Ale, ma di che vocina stai parlando? Ecco, esattamente quella. Sto parlando di quella voce che magari proprio prima dei momenti importanti ti critica, ti scoraggia, ti dice che non ce la farai. Lascia perdere. Se adesso sbagli, non sei all'altezza. Se non sai come gestirla, finisci per crederle e di conseguenza ottieni risultati molto più bassi di quelli che potresti raggiungere. Quindi, nella puntata di oggi, vogliamo innanzitutto farti prendere consapevolezza di come la usi e ovviamente darti alcuni strumenti per prenderne il controllo. Un momento, Alle, prima di entrare in questo splendido argomento, non avevamo qualcosa in sospeso dalla puntata scorsa? Cioè, la soluzione dell'indovinello che ti ha fatto John? Cosa ha 4 lettere? Spesso ne ha 6, ma non ne ha 3. Giustamente, una promessa va mantenuta. La soluzione è che... non è un indovinello. È un'affermazione. Pensaci. La parola cosa ha 4 lettere. C-O-S-A.
La parola spesso ne ha sei e giustamente la parola ma non ne ha tre perché ne ha solo due. E il messaggio è semplicissimo, molte persone si fanno proprio dei problemi che non esistono. Anche io ad esempio quando mi è arrivato l'SMS cercavo la risposta a una domanda che nessuno mi aveva fatto. Ecco, questo è un chiaro esempio del potere della nostra vocina interna e di cosa può accadere se non siamo in grado di gestirla. Ci creiamo dei problemi che in realtà non esistono. Ma infatti, nonostante tu abbia detto che non c'era nessuna domanda, molti non solo lo hanno ignorato, ma hanno anche continuato a cercare quale potesse essere la soluzione a un problema che non era mai stato posto in prima battuta. Esatto, esatto. E magari più avanti spiegheremo anche perché il nostro cervello si comporta in questo modo strano. E allora iniziamo il nostro viaggio in questa puntata partendo da un concetto. Non è neanche quello che ci diciamo che fa la differenza, è il come ce lo diciamo che è molto più importante. Facciamo un po' di esempi concreti e partiamo da una situazione comune a tutti quanti come il dormire. Ci sono persone che fanno fatica ad addormentarsi. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, quasi un italiano su tre dorme un numero insufficiente di ore ed uno su sette riporta una qualità insoddisfacente del proprio sonno. Eh già, e molto spesso il loro problema è come si parlano prima di mettersi a letto e quando sono nel letto. Pensa alla classica situazione. È sera, questa persona è sul divano, stanchissima magari, e le cade la palpebra davanti alla TV. E a questo punto decide di andare a letto e bam, occhi sgranati che guardano il soffitto. E inizia a dirsi cose tipo, ecco, lo so che anche stasera non dormo, ma ti pare che prima sul divano mi veniva da dormire, adesso invece non ho più sonno, dai dormi su, che domani sei stanco, altrimenti è una giornata pesissima. Dai, 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 contiamo le pecorelle. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, no, dai, 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 dormi, dormi, no. Hai presente a robe di questo tipo? Ecco, domanda. Se mentre stai cercando di addormentarti avessi una persona accanto che ti parla in questo modo, cosa faresti tu? Lo picchio. Ecco, ovvio, anch'io, gomitata diretta sul setto nasale. Perché allora lo facciamo con noi stessi? La risposta è semplice. Uno, non ce ne rendiamo conto. Due, siamo abituati a farlo. Ed è proprio l'abitudine che gioca un ruolo fondamentale. Sai qual è l'obiettivo numero uno del nostro cervello? La sopravvivenza? Quella è la conseguenza. L'obiettivo numero uno del nostro cervello è risparmiare energia. Deve budgetizzare le risorse fisiologiche che ha a disposizione. E sto parlando di glicogeno, flusso sanguigno, sali minerali, proteine, acqua. Il pensare è un'attività molto dispendiosa. Torneremo poi su questo discorso in un'altra puntata. Ok. Quindi tutto ciò che il nostro cervello può automatizzare viene automatizzato e lo fa creando delle abitudini, in modo tale da non dover utilizzare delle energie in più. E qui si apre un primo punto fondamentale. Al nostro cervello non interessa che siamo felici. Al nostro cervello interessa risparmiare energie. Ad essere felici ci dobbiamo pensare noi. In questo podcast vogliamo proprio fornire tanti strumenti diversi per poterlo essere. Quindi, tornando al discorso del sonno, cosa può fare chi ci sta ascoltando e ad esempio fa fatica ad addormentarsi perché si dice cose di questo tipo? Allora, ditevi pure le stesse cose, ma in un modo diverso. E ora ti faccio qualche esempio. Ok. Prima cosa, mettiti mentalmente una base musicale rilassante e le sere in cui non riesci ad addormentarti velocemente, parlati con questo tono di voce. Ecco, tanto lo so che anche stasera non riuscirò a dormire. Prima sul divano mi veniva da dormire e adesso invece non ho più sonno. Dai, dormi, che altrimenti domani sei stanco. Stanco, stanco. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle. Oddio, così mi viene da sbadigliare. Ok, ora la smetto perché se le persone ci stanno ascoltando dall'auto voglio che rimangano vigili, ovviamente. Ma hai sentito l'effetto fisico e mentale completamente diverso che hai se ti parli in questo modo? Esatto. Eppure pensaci, ho detto le stesse cose di prima. Ecco, questo è un piccolo esempio di come prendere il controllo della nostra vocina. E quando la vocina ci critica, per esempio nei momenti importanti? Anche qui, spesso è solo una questione di brutta abitudine. Ci sono due modi per prenderne il controllo. Uno, ignorare la vocina. Due, cambiarla. Allora, partiamo dal primo. Come si può ignorare? Beh, se ci pensi lo facciamo ogni giorno. Immagina di andare a correre e hai le cuffiette con la musica. O magari stai ascoltando proprio il nostro podcast. O per i meno sportivi, immagina mentre stai guidando l'auto e la radio è accesa. A volte ascolti la radio, altre volte magari solo un sottofondo, sei concentrata su altro oppure sei assorta nei tuoi pensieri. Ecco, lo stesso vale quando corri. A volte ascolti la musica o il podcast, altre volte invece pensi ad altro. Ecco, nello stesso modo funziona la nostra vocina interna. La grande difficoltà non è perché ti critica,
è quando la ascolti e ti ci soffermi rendendola reale. E allora, come prima cosa, ricordiamoci che possiamo scegliere chi e cosa ascoltare in ogni momento. Non ti piace quella stazione? Cambiala. Silenzio Bruno. L'origine di Silenzio Bruno viene spiegata in alcune interviste dal regista di Luca, film di animazione della Pixar. La frase è venuta a Jesse Andrews, che è lo sceneggiatore del film. Il suo obiettivo era quello di trovare un modo in cui Alberto, uno dei protagonisti della pellicola, potesse aiutare Luca a superare le sue insicurezze. Lo sceneggiatore ha proposto Silenzio Bruno e se ne sono innamorati, con le dovute scuse ai Bruno di tutto il mondo. E così facendo hanno pure applicato una potente tecnica di PNL che mi ha insegnato proprio il dottor Richard Bandler, il co-creatore della programmazione neurolinguistica con cui ho il piacere e l'onore di lavorare parecchi mesi all'anno. Ricordami di condividerla sul finale perché è divertente e anche molto efficace. Lo farò. Oltre a zittirla, possiamo divertirci a modificare quella vocina. Facciamo il nostro solito esperimento, ovviamente invito anche gli ascoltatori a farlo. Pensa a qualcosa di importante che dovrai fare nei prossimi giorni e che magari ti mette un po' a disagio. Ad esempio, un appuntamento, un colloquio, una gara. Ecco, quando pensi a questa cosa, immagino tu riesca a richiamare la sensazione di disagio, vero? Uh-huh. Ok, pensa a quella vocina e a cosa ti sta dicendo mentalmente. Magari una cosa del tipo... Tanto non ce la farei neanche stavolta. È inutile che ci provi. Non hai la preparazione necessaria. Gli altri saranno migliori di te. Lascia stare. E ora, immagina che invece della tua voce ci sia quella di Paperino o qualcosa di simile che parla e ti dice... Oppure, immagina che vada a doppia velocità, tipo Chipmunk. Tanto non ce la fai anche stavolta, è inutile che ci provi. E ora aggiungi anche questa base musicale in sottofondo. Ma no, ma no. E continua a pensare a quella situazione mentre ti parli come Paperino o simili e c'è questa musica di sottofondo. Prova a trovare quella sensazione di disagio di prima. Ci riesci? Così è impossibile, mi viene da ridere. E pensa, anche qui ti sei detta le stesse cose. Non abbiamo cambiato il contenuto, abbiamo cambiato solo il modo in cui te lo dici. Sai che con questo esercizio mi hai fatto venire in mente un concetto che mi ha sempre colpito molto e che dipende proprio da come ci parliamo internamente. Ed è quel bias cognitivo che viene chiamato la sindrome dell'impostore. Nel 1978 due psicologhe americane, Pauline Clance e Susan Himes, coniarono questa definizione per quelle persone che erano portate a sminuire o mettere in dubbio i propri successi, pensando di non meritarli davvero o di averli ottenuti solo in base a circostanze fortuite. Lo stesso Albert Einstein disse una volta: «La considerazione esagerata in cui viene tenuto il mio lavoro mi fa sentire talvolta un imbroglione». La sindrome dell'impostore è stata studiata sugli studenti di prestigiosi atenei statunitensi. Questi studenti si autosabotavano mettendo in dubbio i propri risultati accademici. Nella loro mente si ripetevano di non essere ciò che gli altri pensavano di loro, andando a minare anche gli stessi risultati ottenuti. È proprio così. E mettere in dubbio quella voce, ridicolizzandola addirittura, le fa perdere forza. E se stai pensando che sembra troppo facile, beh, è perché lo è, quando hai gli strumenti giusti. Facciamo un altro esempio. Pensa a una situazione in passato in cui qualcuno ti ha detto qualcosa che ti ha infastidito. Riesci a sentire la sensazione di infastidio? Ok, ora, immagina la sua voce come se fosse quella di Topo Gigio. Ma cosa mi dici di mai? E metti questa base musicale. E prova a sentire lo stesso fastidio. Anche qui è molto più difficile, vero? Beh, ha un effetto completamente diverso. Sai come si chiama questa cosa che abbiamo appena fatto? No. Pensare. E non sto scherzando. Abbiamo pensato di proposito in modo diverso a qualcosa proprio per sentirci in modo diverso. E quando riusciamo a ridere di qualcosa che ci creava disagio, cambia completamente l'importanza che diamo a quel pensiero. Tutto viene ridimensionato come se rimpicciolissimo le immagini oppure cambiassimo canale durante la scena spaventosa di un film horror. Esattamente, proprio così. Ne parleremo in modo poi più approfondito tra un paio di puntate. Perché ricorda, come ama citare il dottor Richard Bandler, quando cambi come pensi, cambia quello che senti e di conseguenza cambia ciò che puoi fare. E se non sbaglio, Ale, il dottor Bandler suggerisce anche un mantra, una frase da ripetersi mentalmente per direzionare il dialogo interno che risulta utilissima per far tacere le vocine interne fuori controllo. E forse è quella a cui ti riferivi prima? Esattamente. È un mantra probabilmente poco elegante, ma di straordinaria efficacia. Ossia, quando senti che la tua vocina interna sta andando fuori controllo e ti crea delle brutte emozioni, entra dentro di te e ripetiti mentalmente:
No, l'ho detto in inglese, ma potremmo tradurre con un chiudi quella di bocca. E se lo ripeti per qualche decina di secondi, è esattamente quello che poi farai. La seconda puntata in un minuto. Se non impariamo a controllarla, la voce interna può fare dei danni. Non è solo quello che diciamo, ma come lo diciamo che fa la differenza. Esempio, se vuoi addormentarti più facilmente, parla con questo tono. Cosa fare quando la voce ci critica? Ignorarla. Silenzio Bruno. Cambiarla. Come cambiarla? Invece di concentrarti sul contenuto, cambia il tono di voce, la velocità, il timbro, il volume e rendila poco credibile. Perché quando cambia come pensi, cambia quello che senti e di conseguenza cambia ciò che puoi fare. Cambia ciò che puoi fare. Molto bene Laura, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa splendida puntata e non ci resta che... dare a tutti appuntamento alla prossima. L'allenamento... l'aspetto delle cose varia secondo le emozioni e così noi vediamo magia e bellezza in loro. Ma in realtà magia e bellezza sono in noi. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica. Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica. Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi. Nei prossimi 12 minuti parleremo di come la mente mente. Prima di introdurre l'argomento di oggi, Laura, voglio iniziare in modo scoppiettante con un indovinello per te e ovviamente per i nostri ascoltatori. E l'indovinello è questo. Ha le città, ma non le case. Ha le foreste, ma non gli alberi. Ha i fiumi, ma non i pesci. Che cos'è? Ci risiamo. Dai, facciamo così. Darò degli indizi durante la puntata e alla fine lo svegliamo. Vabbè. Allora, torniamo al nostro argomento di oggi. Nell'introduzione ho detto che la mente mente. E allora vorrei partire con una citazione molto famosa nel campo della comunicazione e dello sviluppo personale che dice: la mappa non è il territorio. Cosa significa questa frase coniata da Alfred Korzybski, che è stato il papà della semantica generale? Significa che per quanto possa essere accurata, una mappa, ossia una rappresentazione della realtà, non sarà mai la realtà di cui stiamo parlando, ma appunto ne è semplicemente una descrizione. È un po' come dire, il menù non è il pasto. Il menù mi serve per capire quali sono i piatti tra cui posso scegliere. Tra l'altro, a seconda del ristorante in cui mi trovo, quella descrizione diciamo che avrà più o meno a che fare con ciò che troverò nel piatto, ma questa è un'altra storia. Il punto è che il menù mi serve per ordinare, ma poi voglio mangiare il cibo vero, non il menù. A proposito di pasti, c'è un aneddoto piuttosto particolare legato ad Alfred Korzybski. Sembra che una volta, durante una sua lezione con degli studenti in aula, lui tirò fuori dalla borsa un pacchetto di biscotti e ne offrì alcuni agli studenti seduti in prima fila. Dopo qualche minuto rivelò agli studenti di aver offerto loro dei biscotti per cani. Questo suscitò stupore e anche malessere in alcuni di loro. «Vedete, signori e signore?» commentò Korzybski. «Ho appena dimostrato che la gente non mangia solo il cibo, ma anche le parole e che il sapore del primo è spesso influenzato dal sapore delle seconde». Ecco, a parte questo disgustoso aneddoto, ecco, quando si tratta della nostra vita spesso ci dimentichiamo questo concetto. E quando pensiamo, quando comunichiamo con gli altri, non consideriamo più che la nostra è solo una visione soggettiva, una rappresentazione, e la trattiamo invece come una realtà. Hai presente quando diciamo «le cose stanno così, questa è la realtà dei fatti» e non ci muoviamo dalla nostra posizione? Ecco, le persone non si rendono conto di quanto quella verità sia solo una nostra interpretazione, una nostra percezione. Infatti capita spesso che due persone assistano allo stesso evento ma ne abbiano due versioni completamente diverse. Ed è proprio qui che si inserisce l'esperimento che faremo oggi. Nel maggio del 2018 gli Stati Uniti vennero letteralmente divisi in due da una breve registrazione audio in cui veniva pronunciato il nome di una persona. Il fatto strano è che quando ascoltavano questo file, alcuni sentivano il nome Laurel ed altri sentivano il nome Gianni. Eccoci, risiamo, Laura. Sì, sì. Tra poco lo metteremo in onda anche noi. Ovviamente questa clip è diventata virale in un attimo perché nessuno poteva credere che in una stessa registrazione ascoltata dallo stesso apparecchio persone diverse potessero sentire nomi diversi.
E allora, bando alle ciance, veniamo all'oggetto del contendere e ascoltiamo la registrazione. Ieri. Ale, cosa hai sentito? Viene già da ridere. Io ho sentito Lore. E tu? Gli anni, ecco, ti pareva. Nel file che segue ascolteremo il medesimo esperimento fatto da Ellen DeGeneres in TV. Listen carefully to this. Ascoltate attentamente e ditemi se sentite Laurel o Yanni. Yanni. Okay, how many people here? Quanti di voi sentono Laurel? How many people here? Quanti di voi sentono Yanni? Again, yelling does not make. Anche se gridate forte non sembrate di più. Are not as many people as siete meno di quelli che hanno ragione, Laurel. Cioè quelli che sentono Laurel. It's Laurel. Laurel. It's so easy. It's Laurel. The people who hear Yanni. Chi sente Yanni può uscire. E tu che stai ascoltando, cosa hai sentito? Tra l'altro, abbiamo riproposto questo esperimento anche su Radio DJ nella tua trasmissione ed effettivamente abbiamo riscontrato una divisione netta tra le persone che erano in ascolto e ci hanno scritto proprio in diretta. Sì. Ricordo anche che alcune coppie in auto hanno minacciato il divorzio. Ha detto Yanni, non Laurel! Ma senti, com'è nata questa querella? Allora, la registrazione apparteneva a un sito che si chiama vocabulary.com. Nella fattispecie serviva a pronunciare correttamente la parola alloro, che si dice appunto Laurel in inglese, e fu uno studente americano ad accorgersi dell'inghippo. Un professore di audiologia dell'Università del Minnesota suggerì che poteva trattarsi della percezione di alte e basse frequenze, alte per Yanni e basse per Laurel, quindi che un orecchio più anziano potesse percepire Laurel e poi dire, no, non sono vecchio, e viceversa uno più giovane sentisse Yanni, come l'ha sottoscritta, e non Ale. E molti esperti si pronunciarono sul caso di questo audio ambiguo, paragonandolo al cubo di Necker o al vaso di Rubin, cioè immagini che a seconda di come le si guarda offrono prospettive differenti o addirittura immagini proprio differenti. E non ultimo, i dispositivi sui quali ascoltiamo i file possono determinare una diversità di percezione. Partendo da quello su Laurel e Yanni, poi Ellen propone anche un secondo esperimento. Ok, I'm gonna play a clip. Ora ascoltate questa clip. All right, now I'm gonna play a different clip. Ne ascolteremo una diversa. The juice of lemons makes fine punch. Now I'm gonna play the first. Ora suoneremo di nuovo la prima. È come un film horror. Sentito come cambia ciò che abbiamo ascoltato adesso? È avvenuto un fenomeno che si chiama priming, che sostanzialmente è un effetto psicologico per il quale l'esposizione a uno stimolo influenza la risposta agli stimoli successivi. Per farla facile, da che il cervello nella prima clip sperimentava quella che può essere chiamata, diciamo, una cecità esperienziale, cioè non aveva punti di riferimento se non quel suono indistinguibile, dopo la seconda clip il cervello ha acquisito una nuova informazione, in questo caso la frase The juice of lemon makes fine punch. Ed ecco che la va a ricercare quando viene riproposta la prima clip. Insomma, è un po' come le canzoni travisate del trio Medusa, per capirci. Tipo tutto a posto, tipo tutto a posto. Ritroveremo tra l'altro questo effetto tra qualche puntata. In rete si può trovare una vasta gamma di illusioni uditive. Una delle più famose, per esempio, riguarda un giocattolo elettronico della serie Ben 10, il cui audio offriva diverse interpretazioni proprio come Yanni e Laurel. Insomma, in rete se ne trovano parecchi. Sì. E credo siano tutti esempi divertenti e per certi versi anche scioccanti, sì, che ci fanno capire come quella che descriviamo come la realtà dei fatti è molto soggettiva e dipende da tanti fattori che accadono in quel preciso momento. Tutti noi prendiamo degli input da ciò che capita, quell'occhiata, quella parola, quel fatto, e sulla base del nostro stato d'animo, del contesto in cui siamo, ci facciamo poi dei film mentali, tra l'altro anche spesso scollegati dalla realtà, che però diventano la nostra realtà. E tutto questo meccanismo influenza come ci sentiamo e influenza i nostri comportamenti. Pensa addirittura ai film che ci facciamo sulle nostre capacità di poter ottenere oppure no un risultato, quelli che ci facciamo sulle nostre relazioni o quelli che ci facciamo su noi stessi.
Ecco, tante volte in questi nostri film ci trattiamo male. Pensiamo ad esempio che quella persona ce l'abbia con noi per una particolare ragione. Pensiamo di non valere, di non essere all'altezza. E queste diventano quasi delle profezie che si autorealizzano. Ad esempio, se tu sai che la settimana prossima incontrerai quella particolare persona e sai già oggi che ti farà arrabbiare o ti metterà a disagio perché si comporterà in quel modo, ti dirà quelle cose, e se sai già prevedere oggi che ti arrabbierai o che ti sentirai a disagio, la stai pianificando tu quella risposta emotiva. Non è colpa di quella persona. So che sto dicendo una cosa forte, ma è così che funzioniamo. E allora che cosa si può fare? Se puoi già mettere la mano sul fuoco che quella persona si comporterà in quel modo fastidioso o ti dirà una cosa poco piacevole, pianifica oggi una tua reazione diversa. Non siamo dei burattini nelle mani delle nostre emozioni, le creiamo noi. Puoi decidere oggi che significato darai a quell'evento. Puoi decidere oggi come risponderai alla persona che ti dirà quella cosa, senza necessariamente prenderla sul personale. Ti faccio un esempio. Quando ho a che fare con una persona che non mi piace, io penso sempre, mamma mia, ho a che fare con lei solo per 30 minuti e ne ho già le scatole piene. Pensa lei che deve stare con se stessa per 24 ore al giorno. Poveretta! In effetti. Se nella tua testa continui a proiettare film mentali in cui tutto il mondo ce l'ha con te, in cui le cose andranno male, in cui non puoi fidarti di nessuno, è ovvio che provi emozioni poco piacevoli. E in questo caso l'invito è o cambiare cinema o perlomeno film. Ma di questo magari ne parleremo in una prossima puntata. Più di uno studio ha dimostrato che nell'arco di una vita accadono statisticamente cose belle e brutte ad ogni persona in misura uguale. Tuttavia, la percezione di aver vissuto una bella vita oppure no, una bella giornata oppure no, dipende da ciò su cui decidi di concentrarti, dipende dai pensieri che fai, da questi film che ti proietti. Ecco perché è importante imparare a diventare il regista del nostro cervello. E a quel punto, se la verità o la realtà che percepisco non mi è utile, posso scegliere di metterla in dubbio. Perché, per chiudere da dove abbiamo cominciato, c'è sempre un modo di trovare Jenny o Lore di fronte alle stesse realtà. Jenny. La morale di questo esperimento è molto semplice. Spesso siamo troppo convinti delle nostre idee. E attenzione, non è una brutta cosa essere convinti delle nostre idee, ci mancherebbe. È quel troppo che fa la differenza. Perché è quello che non ci fa mettere in discussione. È quello che in definitiva ci impedisce anche di progredire come persone. Quante volte abbiamo un'idea limitata su noi stessi? Non sono all'altezza, non sono capace, non ci riuscirò mai. E la viviamo come se fosse una realtà. Beh, non lo è. È solo un'idea, è un'opinione. E se qualcuno commentasse, vabbè Ale, però ci sono dei fatti che lo dimostrano. È proprio così? Il file audio dice Gianni oppure Lore? Lore. Il punto è che non è importante quello che dice e neppure ciò che senti. È importante sapere che può anche non essere come pensi tu. Da lì puoi iniziare a cambiare. Riassunto della puntata in un minuto. Oggi abbiamo imparato che la mente mente e che la mappa non è il territorio. Nel file audio le persone sentono entrambi i nomi e in fondo hanno tutti ragione. Spesso siamo noi la causa delle emozioni spiacevoli che proviamo. Idee e opinioni possono cambiare. Ma è la soluzione all'indovinello? A questo punto la svelerò nella prossima puntata. L'Allenamente è un podcast viaggio scritto da noi, Alessandro Mora e Laura Antonini. Ripresa, Fabio Amoroso. Quarto episodio. La concentrazione e la determinazione mentale sono i margini di una vittoria. Bill Russell. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica. Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica. Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi. Nei prossimi 16 minuti parleremo di un'altra chiave fondamentale per gestire il nostro stato d'animo, ossia il focus mentale, il punto in cui concentriamo i nostri pensieri, e capiremo insieme come prenderne il controllo. Ho subito una domanda per te, Ale. Vai. Qual era la risposta all'indovinello della scorsa puntata? Alle città, ma non le case. Alle foreste, ma non gli alberi. Ai fiumi, ma non i pesci. Che cos'è? La risposta è quella di cui abbiamo parlato tutta la puntata scorsa.
cosa, vale a dire la mappa, perché una mappa effettivamente non ha le case, non ha gli alberi, non ha i pesci, ma ha tutto il resto. E infatti questo indovinello ci ricorda che la mappa non è il territorio, ci serve semplicemente per orientarci nel territorio. La concentrazione e la determinazione mentale sono i margini di una vittoria. La nostra frase iniziale appartiene a Bill Russell, uno dei più forti giocatori di basket di tutti i tempi. Viene considerato il miglior centro difensivo mai esistito a pallacanestro. Giocava nella mistica, nel Boston Celtics, una squadra le cui vittorie sembravano a volte dettate da parabole sovrannaturali. La grande forza di questo atleta stava proprio nel carisma e nella capacità di intimidire gli avversari con la sua sola presenza. Un difensore cerebrale che indusse la NCAA a varare nuove regole dovute alla sua presenza in campo, come allargare l'area dei 3 secondi. Lui è l'unico giocatore al mondo ad aver vinto 11 anelli, 8 consecutivi. Russell has 19 points. Esiste addirittura un premio a suo nome, il premio del MVP, Most Valuable Player, che viene consegnato al vincitore ogni anno da Bill Russell, classe 1934. Russell, Big Bill. Il suo focus era completamente rivolto alla vittoria. Eh sì, Laura, questo è un grande esempio che introduce un concetto molto importante. Ciò su cui ti concentri influenza lo stato d'animo che hai. Gli anglosassoni lo esprimono bene con una frase: where your focus goes, your energy flows. Ossia, dove metti la tua concentrazione, lì fluisce la tua energia. I pensieri che fai in ogni momento determinano l'energia che hai, il tipo di mood nel quale ti trovi. Immagina come se nel nostro cervello esistesse una macchina fotografica. Pensaci, quando metti a fuoco qualcosa, cosa succede a tutto il resto? E tutto il resto sfoca. Esattamente. E allora facciamo un esercizio. E invito ovviamente chi ci ascolta a farlo, stavolta però con un'avvertenza. Se stai guidando, mantieni, mi raccomando, l'attenzione sulla strada, perché non è saggio toglierla da lì. Ok, quindi se stai guidando, evita di fare questo esercizio, eventualmente lo fai dopo, quando sei arrivato a destinazione. Se invece sei a casa o in un luogo sicuro, fallo pure insieme a noi. L'esercizio è semplice. Guardati attorno e cerca una decina di oggetti colorati di rosso. Se anche sono 6 o 7 va bene lo stesso. Ti do il tempo, e anche Laura lo sta facendo qui con me. Brava Laura, che fai l'esercizio. Sono pronta. Ok, guarda pure. E ora guarda dritto di fronte a te, senza barare, mi raccomando, e pensa mentalmente a quanti oggetti ci sono lì attorno colorati di blu. Ma avevi detto rosso. Lo so, ma ti chiedo di pensare a quanti oggetti blu hai in mente. C'è un poster alle mie spalle, poi non mi viene in mente niente. E immagino che anche a chi ascolta ne stiano venendo in mente pochi. Ora, guardati attorno come prima e nota stavolta invece gli oggetti blu. Sì, c'è una penna, c'è un libro, c'è una etichetta di una bottiglia. Ce ne sono, sì. Il mio vestito. Anche, vero? Qua. Sì. Okay. Quindi ce ne sono di più di quelli che ti sono venuti in mente un attimo fa, vero? Sì. Ok. Eppure pensaci, mentre cercavi il rosso, i tuoi occhi sono passati sul blu, ma non l'hanno ricordato, no, perché appunto stavano cercando il rosso. Ecco, questo è come funziona il nostro cervello. Questo mi ricorda quello che è successo quando ho comprato la macchina. Subito dopo aver preso la decisione di acquistarla, ho iniziato a vederla praticamente dappertutto. In strada ce n'erano decine dello stesso colore che avevo scelto io. Quindi stiamo dicendo che fino ad allora io non avevo mai fatto caso a quell'auto perché non mi interessava vederla. Esattamente. Ora, metaforicamente, immagina che il rosso siano le sfide della nostra vita e il blu invece le opportunità. Cosa succede? Che quando cerco il rosso, troverò solo il rosso. E il blu, anche se c'è, non lo vedo. Se penso che il mio capo ce l'abbia con me, noterò tutte quelle volte in cui mi riprende per qualcosa, non mi sorride, non è d'accordo con me, e quella diventa la mia realtà. E invece non vedrò magari tutte le altre volte in cui mi dice che ho fatto bene, in cui magari mi avvantaggia, in cui è d'accordo con me, semplicemente perché sto cercando l'opposto. Dove metto la mia attenzione fa una differenza enorme, perché i miei pensieri determinano il mio stato d'animo e di conseguenza i comportamenti che metto in atto. Esattamente. Quando faccio mental coaching con gli atleti, una delle più importanti strategie che insegno loro è proprio quella di allenarsi a giocare nel presente.
Perché pensa quante volte chi fa sport, e ovviamente vale anche nella vita di tutti i giorni, mette l'attenzione nel passato su quel colpo che ha sbagliato, oppure nel futuro, dicendosi cose del tipo: e se sbaglio il prossimo tiro? Mi ricordo qualche tempo fa, durante una conferenza sul mental training nel golf, che alcuni giocatori mi chiedevano proprio come poter gestire l'ansia, la frustrazione in gara. E allora io ho iniziato a sorridere, perché ho pensato a, immagino, colline verdi, prati curati, alberi, laghetti, silenzio, e mi sono chiesto: ma come si fa a creare ansia e frustrazione in un ambiente del genere? Ovviamente so perfettamente qual è la risposta. È proprio il focus mentale. Perché l'ansia e la frustrazione, così come le emozioni in genere, non dipendono da ciò che troviamo all'esterno, ovviamente ne vengono influenzate, ma primariamente da ciò che facciamo col nostro cervello. Spesso chiedo alle persone con cui lavoro in coaching: quando è la tua attenzione ora? So che è una domanda strana, no? Ma quando è la tua attenzione ora? E ho notato che solitamente l'ansia si genera quando l'attenzione si sposta verso il futuro e il cervello inizia a creare delle immagini mentali di insuccesso, potremmo dire. Tantissimi atleti, e questo vale anche per le persone in genere nella vita di tutti i giorni, sono abilissimi a preoccuparsi. Ascolta la parolina, mi preoccupo. Cioè, mi occupo prima, di qualcosa che forse accadrà poi. Nello specifico, solitamente immaginano la gara che ci sarà dopo qualche giorno, soprattutto se si tratta di incontri importanti, ovviamente, e iniziano a vedersi in difficoltà, sentono magari il pubblico che fischia, immaginano il selezionatore che li dipenda dai possibili convocati della nazionale, oppure nella vita di tutti i giorni c'è chi pensa a quella persona che li rifiuta, quel colloquio che andrà male, e iniziano proprio a utilizzare un dialogo interno depotenziante, come dicevamo qualche puntata fa, tipo: oddio, nelle gare importanti faccio sempre male, speriamo di non sbagliare, o cose simili, e immancabilmente iniziano a sentirsi a disagio, creando appunto ansia. Il problema infatti è che mentre la nostra mente si sta facendo un film nel futuro, le emozioni le proviamo adesso. Esatto, e allora la domanda importante diventa: a cosa serve preoccuparsi? È molto meglio prepararsi, come dico di solito. Preparati per saper gestire le situazioni peggiori e poi aspettati semplicemente il meglio. Visto che il cervello è tuo, fino a prova contraria ovviamente, puoi scegliere tu il modo in cui pensare alla gara o quel particolare appuntamento. Immagina che i gesti tecnici ti vengano, vediti sicuro, vediti sciolto nel fare le cose. Immagina anche come ti prepari per affrontare le difficoltà in modo elegante. Crea nella tua mente un'immagine dettagliata del successo, qualunque cosa significhi successo per te. E la frustrazione invece? Beh, la frustrazione si crea quando la mente si sposta nel passato e si associa a quello che è andato male prima. Un classico esempio nello sport è un punto importante che l'atleta ha sbagliato in un momento magari topico della gara e che poi però si porta dietro nelle azioni successive. E il classico è inanellare una serie di colpi negativa. Ecco, in entrambi i casi, ansia, frustrazione, l'attenzione non è nel presente, ma le emozioni sì, le proviamo ora. Quindi, tornando alla vita di tutti i giorni, se una persona ad esempio volesse deprimersi, sarebbe piuttosto semplice. Le basterebbe pensare a ciò che non va nella sua vita, le ingiustizie che ha subito, quel progetto che è fallito, ed è ovvio che con pensieri di questo tipo in pochi minuti riesce a sentirsi triste. La stessa cosa vale se volessi invece sentirmi felice. Inizio a pensare a ciò per cui sono grato nella mia vita, le persone che amo, chi mi ama, quell'attività che mi piace fare, quel successo che ho avuto. Questo crea uno stato completamente diverso. Facciamo un esercizio per capire meglio questo concetto. Chiudi gli occhi. Ora torna con la mente a un momento in cui ti sei sentito felice ed entraci dentro come se stesse capitando ora. E voglio che vedi esattamente quello che vedi quando sei felice. Ascolta quello che ti dici, come lo dici quando sei felice. Ascolta i rumori, i suoni che ci sono attorno a te in quell'esatto momento in cui sei felice, sei felice. E senti la sensazione, respira questa sensazione di felicità. Nota il punto da cui parte questa sensazione di felicità e renditi conto di come la puoi espandere in tutto il corpo, dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi. Senti questa sensazione di felicità che si allarga, esattamente come se fossi in questo momento ora, ora. Sentila che si muove dentro di te e tra qualche istante conterò da 1 a 3 e al mio 3 raddoppia semplicemente questa sensazione di felicità. 1, 2,
prendo un bel respiro profondo. E tre, senti questa sensazione che si espande, come se avessi un'aura di felicità attorno a te, con la quale puoi addirittura andare a prendere le persone che ti sono intorno. Immagina di abbracciarle con questa sensazione di felicità. E quando ti sei goduto questa sensazione, per qualche istante ti chiederò di ritornare nel qui ed ora e porta con te se ti fa piacere questa bella sensazione. Uno, due e tre. Apri pure gli occhi e torna qui. Vedi, è piuttosto semplice prendere vantaggio del nostro focus mentale. Un altro aspetto fondamentale del giocare e vivere nel presente è quello di focalizzarti su ciò che puoi controllare al 100%. Il primo di questi fattori è il tuo impegno. Infatti, in ogni momento, sei tu che puoi decidere se dare il tuo massimo oppure tirare il freno a mano. È una tua scelta e non dipende da nessun altro. Il secondo è il tuo atteggiamento e di conseguenza il tuo comportamento. Credo molto che il successo sia una scelta, sempre. Signori, avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione. Quindi cosa possiamo fare per imparare a gestire il nostro focus mentale? Uno degli strumenti migliori che abbiamo a disposizione per cambiare la nostra attenzione e di conseguenza il nostro stato d'animo sono le domande. Perché quando ti fai una domanda, il tuo cervello inizia a muoversi per trovare le risposte. Innanzitutto, attenzione alla domanda perché. Se capita qualcosa che non ci piace e ci chiediamo perché è capitata proprio a me questa cosa, cosa ti rispondi di getto? Perché sono sfigato o qualcosa del genere? Esattamente. Attenzione, chiedersi il perché è molto importante, anche per evolvere, per crescere, ma non per cambiare il tuo stato d'animo. Quindi iniziamo a farci domande più efficaci. E allora voglio condividere con te due domande potentissime. Uno. Quando accade qualcosa che non mi piace, mi chiedo, ok, cosa c'è di buono in questo? Ripeto, cosa c'è di buono in questo? All'inizio magari ti viene da rispondere niente, ok? E a quel punto è importante insistere, ok, se ci fosse qualcosa di buono, cosa potrebbe essere? In modo tale che il tuo cervello inizi a cercare nuove risposte che ti creano uno stato mentale completamente diverso. Seconda domanda. Quale altro significato positivo potrebbe avere questa cosa? Ad esempio, se il tuo capo ti facesse notare spesso gli errori, cosa penseresti di getto? Che ce l'ha con me e questo mi farebbe stare male. Esatto. Se invece dessi un significato diverso, ad esempio, oh, guarda quanto tempo dedica a correggere i miei errori, guarda quanta attenzione mi dà, significa che ci tiene al mio miglioramento. In questo caso come ti sentiresti? Beh, sicuramente in uno stato d'animo diverso. Esatto. Ora, magari la realtà non è nessuna delle due, ma il significato che io do a un evento può cambiare completamente il mio stato d'animo. Inoltre, un'importante strategia che utilizzo con le persone con cui lavoro, soprattutto quando devono imparare a cambiare il focus mentale, è quella di porsi delle domande al mattino e delle domande alla sera, proprio per percepire le nostre giornate in modo migliore, perché alla fine, come hai capito, è solo una questione di percezione. Allora facciamo degli esempi di queste domande. Mattina. Come posso rendere speciale questo giorno? Questo giorno. Cosa posso fare per sentirmi al meglio? Sentirmi al meglio. Come posso rendermi utile oggi? Utile oggi. Per cosa sono grato? Sono grato. Sera. Cosa ho imparato oggi? Cosa ho imparato? Cosa mi ha reso felice oggi? Cosa mi ha reso felice? Cosa porto con me da oggi? Cosa porto con me? Per cosa sono grato della giornata appena finita? Per cosa sono grato? Riassunto della puntata in un minuto. Dopo il corpo e il dialogo interno, un'altra chiave per gestire il nostro stato d'animo è il focus mentale, ossia dove indirizziamo i nostri pensieri. Nel punto in cui sposti il tuo focus mentale, fluisce la tua energia. La mente tende ad andare nel passato o nel futuro, ma le emozioni le viviamo ora, quindi preoccuparsi non ha senso. Meglio prepararsi in modo tale da saper gestire il peggio, ma poi aspettati il meglio. Esercizio utile. Torna con la mente a un momento in cui sei stato felice e vivilo come se stesse accadendo ora. Vedi, ascolta, senti la sensazione dentro di te. Una chiave per spostare il focus mentale sono le domande che ti fai. Invece di chiederti perché è capitata questa cosa, chiediti cosa c'è di buono in questo? Oppure dall'altra parte chiediti
Quale altro significato positivo potrebbe avere questa cosa? Insomma, ti piacerebbe avere le risposte giuste nella vita? Sì. Impara a farti le domande giuste. Molto bene, Laura, siamo arrivati alla fine di questa splendida puntata e non ci resta che... dare a tutti appuntamento alla prossima. L'allenatore da noi. Ripresa, Fabio Amoroso. Montaggio, Gabriele Rosi.